Buongiorno a tutti. Buongiorno, buonasera. Abbiamo un ospite molto particolare, signor Nobuhiro Tachi. Tachi-san. Tachi-san wa sushi no osushi no shokunin. Sushi chef desu. Chef desu ne. E lui è il cuoco di sushi vero. Cioè, perché purtroppo in Italia ci sono troppi pseudi, diciamo, cuochi e che non fanno sushi, ma qualcosa che assomiglia a sushi, sì. Che non c'entra niente assolutamente. Bene. Mi puoi raccontare, sì. Anche se hai difficoltà, puoi anche parlare in giapponese, però non c'è problema. Ah, come, esperienza. Quando hai deciso di diventare il chef, cioè il cuoco di sushi. Cuoco di sushi. Allora, quando avevo 19 anni. 19 anni? Sì, io ho deciso di fare sushi. Perché? Perché sono viaggiato in Australia. Sì. Sì. Poi ho guardato tanti ristoranti giapponesi, anche lavorano in giapponese. Io ho visto loro, come si dice, se è capace di fare sushi, si può lavorare estero, per esempio Australia, certo. Sì, Europa. Quindi io dopo questo viaggio tornato in Giappone, subito andare a lavorare al ristorante sushi. Ah, sì. Quindi adesso scusa, quanti anni hai? Adesso 39. 39 anni, cioè sì. Pensavo che avessi 30 anni. 39 anni. 79, e quindi 20 sì. Anni di esperienza. Sì, più o meno sì, 20 anni. Sì. 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 Allora, ma quanti anni ci vuole per diventare un vero cuoco di sushi? Quando lavoravo in Giappone, più o meno 7 anni. 7 anni? Sì, 7 anni, quindi da 19 fino al 26, prima iniziare a lavare piatti, poi fare cameriere, poi pulire pesce, dopo tre anni finalmente fare sushi, fare l'oro, tagliare pesce, così cominciare. Primi tre anni non puoi toccare neanche il riso? Sì, no, per il servizio no, non si può. Ah, non si per può. Imparare sì, cioè sì, ti fanno sì. Diciamo fare esperienza, cioè perché e voi sì. Cuochi di veri cuochi di sushi, cioè quando prendete una quantità di riso, sì. Cioè la quantità è sempre uguale. Cioè, sì. Però dipende di pesce, per esempio. Dipende dal pesce. Sì, anche clienti donna, un po' riso fare piccolo, un po' meno, sì, un po' meno, sì, quindi sempre bisogna pensare, sì, anche condizioni del riso, un po' quando diventa duro fare un po' meno riso, così sempre bisogna pensare. Ah, sì. Quindi cambia secondo sì. Anche condizione del riso, sì. o quando, cioè cambia anche, dipende anche dal cliente. Sì, sì, certo, sì. Ah. Ok, ma in Italia quale difficoltà hai in Italia a fare il cuoco di sushi? Cuoco? E chef, cioè, sì. Perché in Italia magari in Giappone trovi ingredienti sì. Più facile. Più difficile trovare pesce fresco, pesce bello. Beh, però pesci cioè, a Milano trovi, no? È diverso? No, salmone, quello che arriva a mente sì, più facile, salmone, certo. Branzino, orata, sì, però tonno, questo è ecco, più speciale. Ecco, per noi giapponesi sì. Il tonno è una cosa un po' particolare, sì. Beh, perché però dal Mediterraneo i tonni pescati vanno in Giappone, sì. Cioè è qua, cioè pescano qua? Problema, come si dice, dopo pescato, importante dopo pescato come sistemare tonno. Ah, come viene conservato. Sì, cioè. Sì. Quindi quello pescatore giapponese è molto bravo. Sì.
dopo pescato subito uccidere, mettere tanti ghiaccio, sì, certo. Però Italia ancora non fanno così, sì, ah, okay. Sì. Ok, e quindi cambia anche il gusto del pesce? Sì, il tonno è importante se dopo morto, se dopo ucciso, sì. Certo. Se no carne diventa acido, certo. Sì, anche brucia. Sì. Ok, ma cioè, tornando a te, quindi a 26 anni più o meno sei diventato il chef, diciamo, sì. Sì, che potevi servire cliente direttamente, sì, sì. Dopo 7 anni. Dopo, ma sì, dopo 5 anni così, sì, sì. Cioè, sì. Ma perché i primi 3 anni non ti fanno servire, nel senso, perché non sei pronto a neanche fare bene? Sì. Ma perché, allora, oggi, cioè, a Milano ci saranno, cioè, 50 ristoranti che fanno sushi. No, secondo me è di più, 200. 200? Sì, 200, sì. Ah. Quello cinese, sì, tantissimo adesso, sì. Ma tantissimi? Sì. Cioè, fino all'altro ieri era ristorante cinese, cioè, no, giorno dopo diventa ristorante giapponese. Sì. Tutto fare sushi così. Che assurdo, no? Cioè, per noi è un'assurdità totale. Sì. Perché non ha... Io non ho mai stato per un istante giapponese fanno cinese. Ah, ok. Beh, perché i cinesi, perché cucina cinese è una cucina molto interessante, sì. Molto ricca, anzi, molto più ricca della cucina giapponese. E quindi, secondo me, se fanno bene anche cucina cinese, dai cuochi veri cinesi, sì. Cioè, secondo me è altrettanto interessante, importante, sì. Giustamente, no? Sì. Ma perché devono fare giapponese? E punto di domanda, vabbè, fa niente, non indaghiamo troppo. E senti un po', tu sei appassionato di fotografia? Sì. Ma come mai poi, cioè, questa, cioè, la passione, sì, per la fotografia? Perché qua in Italia tanti palazzo bello, sì, tanti musei, sì. Prima è iniziato così. Ah, ok. Sì. Poi quindi usato il cellulare prima. Sì? Sì. Poi ah, quindi, mia... cioè, la tua passione per la fotografia nasce, è nata in Italia? In Italia, sì. Ah, quindi, cioè, in Giappone non lo facevi? No. Sì. No. Quindi... Allora, quando che sei venuto in Italia? 2006. Sì, quando... 12 anni fa, 13 anni fa? Sì, adesso, sì. Ah! Oh, cavolo! Quindi, cioè, prima hai lavorato sempre in Giappone? Sì, 7 anni in Giappone. Sì. Poi, sì. Poi, ma perché hai scelto di venire in Italia? Prima cercavo rivista, sì, come rivista per lavoro. Sì. Sì. C'è scritto i... Cercasi cuoco, sì, di sushi. Anche estero, sì, Londra, Canada, New York. Sì. Poi c'è scritto Italia. Italia. Sì, Italia, Firenze. C'è scritto, sì. Sì. Quindi tu hai scelto di venire in Italia? Sì, Firenze. Sì. Perché? Perché a me piace anche calcio, quindi... Ah, ok. Sì. Ma tu sei tifoso di che cosa? Mi piace Milan. Sì. Sei milanista? Okay. Sì, sono milanista, sì. Bene, bene. E quindi volevi venire in Italia, cioè hai voluto venire in Italia? Sì. Poi sei andato a Firenze? Sì, Firenze è abitato 5 anni più o meno. Ah. Sì, anche lì ristorante giapponese. Sì, è stato bello, 5 anni. 5 anni, sì, sempre stesso ristorante, ma colleghi quasi tutti giapponesi, ma tutti gentili, simpatici, sì. Sì. Certo, è bellissima città di cultura, sì, è vero. Poi sei venuto a Milano. Milano, sì. Sì. Perché qua tanti lavoro, Milano. Sì, tanti lavori. Ancora tanti di più. Tanti ristoranti giapponesi, sì, tanti cuochi giapponesi. Sì. Invece Firenze non ci sono tanti ancora. Sì. Certo, sì, certo. Ma hai rapporto con altri giapponesi, cuochi giapponesi, mm-hmm, che abitano a Milano? Sì, adesso sì, tanti giapponesi cuochi. Tu conosci tanti? Sì, sì. Alcuni torna a Giappone, ah, certo, sì, alcuni rimane ancora, sì. Certo, ma non è che se giocate a baseball
cioè, mi ricordo che, ad esempio, in Germania sì. I giapponesi fanno tournée di baseball. Ce ne sono più di 90 squadre in Germania di baseball, cioè fatta dai giapponesi la maggior parte. Eh sì, perché ce ne sono tanti, tante società sì, che ci sono in Germania, sì, Düsseldorf, cioè Colonia, cioè quella è parte che c'è una comunità grandissima. Allora fanno tournée di baseball. Sì. Mi dettaglia, allora pochi giapponesi ancora. E tra l'altro a Düsseldorf c'è un quartiere di hotel Nikko intorno, ce ne sono tantissimi ristoranti giapponesi, un quartiere pazzesco, è bellissimo, sembra di essere Little Tokyo, sì, perché ce ne sono davvero uno dopo l'altro, e quando ci sono tanti ristoranti veri giapponesi, cioè ognuno cerca di fare qualcosa molto particolare, e è un'esperienza piuttosto interessante anche lì. E adesso tu lavori al ristorante di Armani Sinobu, sì. Monte Napoleone. Sì. Sì. Cavolo, cioè proprio il migliore del migliore. Secondo me è top. Sì, è proprio il meglio del meglio. Sì. Bene, quindi cavolo, però è un po' expensive. No, troppo, sì. No, cioè comprendo, perché c'è anche servizio, c'è anche qualità, c'è tutta la scelta, e quindi cioè comprensibile, però gente comune un po'. Ma mezzogiorno non c'è tipo menù? Mezzogiorno? Sì. O hiru no teishoku to ka nai? Ah, c'è box, bento box. Ah, bento box. Sì. Come se due, nida になってるんですけど、これ寿司、un po' di insalata, però pesce griglia, tutto mi piace. Ah, ok, quindi una schiscetta giapponese, cioè bento. Quanto costa bento? Bento, non ti ricordi, vabbè, fa niente. Beh, normalmente è tipo 25 euro, cioè, no, 30 euro se la cava, e quello forse non è male. E però io suggerisco comunque di andare, vabbè, anche Armani va benissimo, e però io suggerirei tanti italiani di andare in Giappone a mangiare, perché ormai intanto in Giappone mangiare costa veramente poco. Sì. Cioè, ovvio che c'è anche quella ristorante di cioè proprio più bello possibile immaginabile, cioè proprio quella della stazione, e che mangi a 2 euro. Sì, c'è di tutto, però in generale in Giappone costa poco mangiare. Poi si mangia bene. Si mangia bene. Sì. Si mangia. Ma tu dove sei nato? Nato Mie. Mie? Ah, quindi cioè, tu conosci molto bene pesce. Pesce, però dove è nato io è tanti fabbriche, Yokkaichi si chiama. Ah, ok! Oh, madonna! Sì. E quindi non era un posto ideale per pescare pesce fresco? Pesce fresco è difficile trovare lì. Sì. Ah, però è interessante che tu, cioè, per viaggiare, per andare estero, per poter lavorare senza problemi, in effetti è vero, un vero cuoco di sushi, chef di sushi, oggi non rimane, diciamo, disoccupato. Sì. Anche assolutamente. Posso andare subito a Londra, Francia, dove vai, cioè tutto il mondo, cioè ci sarà una grande richiesta, e guadagni bene. Sì, adesso sto lavorando nuovo, quindi c'è come status, come stile. Sì. Va bene. Quindi lavorare nuovo, allora sicuramente bravo. Ma sì, certo. Certo, perché diventa un curriculum, cioè dove hai lavorato, cioè come 5 stelle, no, giusto, che hai, beh, però anche loro non è che cioè, ti ingaggiano tanto per ingaggiare perché tu sei giapponese, perché sapevano cioè, che tu sei bravo. Beh, allora, cioè, devo venire da te un giorno a mangiare, mi piacerebbe tantissimo. Sì,
Beh, allora sì. Ci vediamo presto. Sì, certo. Si farai qualche sconticino? Sì, non c'è problema. Sì. Una volta era primo, secondo anno di università, e quindi 1977, molti anni fa, io non ero mai andato al ristorante di sushi da solo, e vado a Tokyo, io sono di Yamaguchi, e quindi e vado a Tokyo per l'università, cioè prendo un po' di soldi, 10.000 yen. 10.000 yen. Vado, entro questo negozio, ristorante, sì. E chiedo al cuoco: senta, scusi, io ho 10.000 yen, io ordino e lei mi deve dire quando ho speso tutti i soldi. E questo mi ha detto: sì, va bene, non c'è problema, mi ha fatto mangiare, io continuavo a ordinare, lui ha continuato a farmi il sushi. Un bel momento io ho detto: ma non siamo. Lui mi ha detto: non si preoccupi, ordini quello che vuole. Poi quando ho detto: sì, io sono pieno, cioè sazio, e mi dica quanto ho speso. Lui mi ha detto: 10.000. Giusto, giusto. Sì, mi ha fatto mangiare una quantità, e così siamo diventati amici. Ah. Sì. E poi, dopodiché, cioè, quando cominciavo a guadagnare i soldi, allora andavo un po' e poi, cioè, pagavo normalmente. Sì. E allora ogni tanto chiedevo: ma quanto è che avevo mangiato? Ma non te lo dico. Non mi ricordo. Però per me andava bene, fino a che tu mi dicevi basta, io ti avrei fatto sempre. Sì. È un bel ricordo. Sì. Cioè, molti anni fa, vecchio cuoco, però il quale ho fatto amicizia, quindi sì. Sono andato sempre. Sempre. Sì. Come funziona l'istante Giappone? Funziona così? Sì, sì, sì. Giappone sì. Funziona ancora un po' così. Tipo, sì. Sì. E poi ancora ci sono tantissimi ristoranti di sushi e che c'è scritto, non c'è scritto il prezzo. Sì, neanche il menu non c'è. Non c'è scritto sì, sì. Di il prezzo di quel giorno. Sì. Cioè, come si fa a dire, cioè, ma tu come si fa a fare i conti? Ah. Come si fa a fare i conti in questo caso, quelli che non c'è scritto il prezzo? Non c'è scritto il prezzo, come si fa? Però noi già più o meno sappiamo. Voi sapete, sì, no? Sì. Cioè, però mi hanno detto qualcuno sì. Che mette un, non so, chicco di riso, cioè più o meno quanto, oppure approssimativamente. Sì, forse ogni ristorante c'è sì. Degustazione. Ah, ok. Sì, cioè, quindi 10.000 yen, sì. 15.000 yen, sì. Prima provare questo. Beh. Sì. Se forse funziona così. Dopo, ma sì. C'è una regola ben precisa? Sì, secondo me anche importante dipende dal posto. Certo. Sì, per esempio Ginza, però sicuramente sì, 30, sì. 30, 50, sì. Sì. Io quando torno in Giappone sempre andare al ristorante sushi. Sì? Sì, però sì, sempre 50.000 yen, così, sì. Ah. Per imparare, sì. Ah. Questo anche per me. Ma tu vai a imparare anche? Anche in Giappone? Sì, sì. Imparare ma solo mangiare. Sì, sì, cioè, sì, perché sì. Vai a mangiare. Sì, sì, certo, ma sì. In questo caso tu dici che io sono cuoco o non lo dici? Ah, sempre... stesso ristorante, quindi ah, loro sanno che sì. E tu vai sì. A quindi, bentornato questa volta, quanti giorni stai qua? Ah, ok, stesso. Loro lo sanno sì, nonostante sì. Tutto ti fanno pagare 50.000 yen. No, ogni tanto è diverso, però
più o meno 50 così, anche bere sake, kokuryu si chiama, sì, quello, anche sake è molto caro, sì. Sì. Ma secondo te mangiare sushi con sake è giusto o non giusto? Giusto, sì. Sì? Sì, giusto, si può, sì. Si può bere sake mentre mangi sushi? Sì, io sempre faccio così. Ah, ok. Sì. Allora, adesso ci ho permesso di bere anche sake. Sì, sì. Ah, forse in Italia dopo mangiato sì. Bere sake. Così. Sì, ma sake caldo o sake freddo? Io sempre torno all'estate, quindi sempre sake freddo. Ah, ok. Sì. Shochu? Shochu no, no. A me non mi piace. Ok. Bene, ti ringrazio tantissimo. Grazie mille. Grazie, buona serata e veniamo da te. Sì, certo, okay. Sì, aspettiamo. Va bene. Grazie.